17 multe per eccesso di velocità cancellate all'auto blu della Giunta dopo i ricorsi presentati nelle prefetture di competenza. È il caso sollevato dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Silvia Piccinini, che dopo aver recuperato i dati grazie ad un accesso agli atti, ora promette di approfondire la questione anche nelle commissioni regionali. Al presidente Stefano Bonaccini e alla sua giunta basta un'unica frase per farsi annullare la multa. Motivi istituzionali, spiega Silvia Piccinini. Sì, abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo scoperto che Bonaccini e la sua giunta sono riusciti a farsi annullare ben il 76% delle multe prese con l'auto blu. Sono numeri veramente da Guinness, con delle motivazioni, la solita motivazione di impegni istituzionali. Abbiamo l'assessore Petiti che riesce a prendere 3 multe in un giorno e sottosegretario Rossi a 2 in un giorno. I prefetti hanno atteggiamenti diversi, quindi alcune volte, la maggior parte delle volte, l'annullano, altre volte no. E in alcuni casi le motivazioni sono veramente curiose. In una multa presa dal presidente di questa regione si giustifica dicendo che l'eccesso di velocità era dovuto agli impegni istituzionali che doveva e al lavoro che doveva organizzare per il giorno dopo, o abbiamo la Gualmini che si giustifica dicendo che deve correre immediatamente qui in regione per presidiare una manifestazione. Ecco, ci chiediamo se i normali cittadini abbiano diritto a un trattamento di questo tipo, mentre il Movimento 5 Stelle dall'altra parte, come abbiamo visto tramite per esempio il nostro nuovo Presidente della Camera, rinuncia ai privilegi, mentre qui in Regione si cerca in tutti i modi di farsi annullare le multe con motivazioni discutibili proprio per non pagare e quindi continuare ad avere questo tipo di privilegi.